e non bisogna fare, ma bisogna essere. Perché quando noi pensiamo al nuovo inizio, dici che bello, adesso rientriamo in chiesa, ci mettiamo a fare incontri sopra incontri, andare in chiesa. Insomma, sempre questa cosa ci mettiamo a fare. E è anche giusto, perché se non si fa, è inutile che abbiamo la chiesa aperta. Ma lo Spirito Santo mi diceva proprio questo: prima di fare, devi essere. Perché ci sono persone che vanno in chiesa, ma non sono cristiani. Quindi lo Spirito Santo mi diceva: devi ritornare ad essere prima di ritornare a fare. State seguendo? E lui mi portava voglio dire, una storia che conosciamo a memoria tutti quanti. Luca 5, e al versetto 1 dice: ora avvenne che mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Conoscete tutta questa storia, no? Della pesca miracolosa. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo prese a scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. Versetto 4. Non so se li vedete. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Non so se si stanno scaricando le mine. Si sente l'audio basso. Su, disposizione. Ecco qua. Abbiamo alzato l'audio. Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte, non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo, a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi quindi, tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Una storia che tutti conosciamo, no? Ci abbiamo predicato e strapredicato un sacco di volte. Ma dove mi attirava l'attenzione a me è quando Pietro, o Simone, come lo vuoi chiamare tu, disse: alla tua parola io calerò le reti. Ora, non è semplicemente un comando che Simone ha ubbidito. Non è semplicemente, va bene, l'ha detto Gesù, lo facciamo, sicuramente le cose andranno bene. Ma ci sta qualcosa di più profondo, perché tornare all'ubbidienza, tornare alla parola, tornare alle cose che valgono veramente, vuol dire non tornare a fare, ma vuol dire tornare ad essere. Nella Bibbia c'è scritto che quelli che sono in Cristo fanno le nuove creature. C'è scritto così, sicuro. Quelli che sono in Cristo sono nuove creature. Quindi ritornare alla parola, perché Simone disse: alla tua parola io calerò di nuovo la rete. Non è soltanto il miracolo, non è la concentrazione sul miracolo, wow, quanti pesci abbiamo preso, perché qui c'è sta una chiave molto importante per ritornare ad essere, e cioè ritornare all'inizio. Ad un nuovo inizio, perché magari sei ritornato delle vacanze e tutto è ritornato, come dire, tutto è normale, o no? O hai trovato una casa nuova, no, hai trovato tutto come hai lasciato, hai trovato,
O no, o qualcuno è tornato, che ne so, ha lasciato una casa, ha trovato una villa. Afferra nello spirito, nel nome di Gesù. Oppure hai lasciato, che ne so, una 500, ti sei trovato una Ferrari. Voi afferrate sempre. Tutto, tutto, tutto. Cioè, come così hai lasciato così? E questo vale anche quando, che ne so, verrà mo Natale, fra poco, no? Pure all'anno nuovo, a volte lasciamo l'anno vecchio, entriamo nell'anno nuovo, no? Ma non è che cambia qualcosa. Quello che Dio, come dire, dove Dio fa cadere la sua attenzione, non è sul fare, ma è sull'essere. Per questo lui dice, quelli che sono in Cristo sono una nuova creatura. Allora un nuovo inizio quando è? Tutte le volte che ritorniamo ad essere una nuova creatura. Il nuovo inizio quando è? Quando è? Tutte le volte che ritorniamo ad essere la parola scritta di Dio. Non ritornare alla parola, ma essere la parola. Ti spiego perché. Quando in questo episodio, che gli è successo a Simone quando ha visto il miracolo? Gli è successa una cosa. Simone non ha detto: wow, da oggi in poi andrò in giro e sarò un pescatore di uomini. Da oggi in poi farò vedere io chi sono. Nel nuovo inizio che Gesù mi ha dato, perché Gesù gli ha dato un nuovo inizio, che tutta la notte non avevano preso niente, quindi gli ha dato un nuovo inizio. No, non ha detto niente di tutto questo. Che cosa ha detto? La prima cosa che gli è successa, qual è stata? Mamma mia, maestro, allontanati da me. Quindi lui non è, non gli è venuto la cosa di fare, ma gli è venuto la compunzione di essere. Quindi essere un peccatore vuol dire, Signore, senza di te veramente non posso fare nulla. Senza di te non solo non posso fare nulla, ma non posso essere. Allora, qual è il nuovo inizio? Il nuovo inizio è ritornare ad essere. Perché se tu, come quelle persone che sbattono il petto in chiesa e poi, come si dice, escono dalla chiesa e fanno, no? Che nuovo inizio è? Il nuovo inizio è ritornare a riconoscere che senza di lui non possiamo fare niente. Pietro si è visto un peccatore davanti a un miracolo. Solo dopo Gesù gli ha detto: non ti preoccupare, Pietro, perché da oggi in poi io ti farò. Vedete, Pietro lì prima si è riconosciuto di essere. Dopo Gesù gli ha detto: ora ti farò. Quando tu riconosci di essere un peccatore, quando tu riconosci che veramente hai bisogno di Cristo, allora inizia il fare dentro di te. Perché si fa col corpo, ma si è col cuore. Per questo lui cambia i cuori. Che se tu volevo cambiare solo nel corpo, ti cambiava nel corpo. No, lui cambia i cuori. E quando ha fatto fare questa esperienza traumatica a Pietro, perché Pietro tutta la notte lui si pensava che era il pescatore per eccellenza, no? Che lo chiamavano a destra, a sinistra, insegnaci a pescare, no? Quando un falegname ha insegnato a pescare a un pescatore, poi dice: ma questo viene fresco fresco, vuole insegnare a me a pescare, che non è nemmeno un pescatore. Quindi là la compunzione in Pietro è stata ancora più grande. Quindi attenzione ad essere già arrivati, attenzione a sentirsi già onnipotenti. L'altra ieri che era sabato, non me l'ho perso proprio, che giornata ieri. E ieri sera stavo parlando con mia cognata, no? Siamo andati alla festa del mio papà, 80 anni. E parlavo con lei, lei mi diceva: beh, ma tanto tu fai il pastore, io che tengo da insegnarti? Io gli ho detto: no, 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 tu puoi insegnarmi tanto pure tu. Quindi è meglio essere umili che... E Pietro
si è riconosciuto, come dire, mamma mia, davanti ad un miracolo del genere, posso solo riconoscere che ho bisogno di te, Signore. E la Bibbia dice che lui si gettò a terra e lo adorò. Quindi prima di diventare un pescatore di uomini, lui è diventato un adoratore. Prima di fare qualcosa, devi essere qualcuno. Perché se Dio ti cambia qui, allora è lì il vero inizio. Dice, vabbè, ma vado in chiesa, quest'anno mi metto. O non solo con la chiesa, pure in casa, che ne so, col tuo lavoro, o tutte le volte che hai davanti un nuovo obiettivo, come ti sei posto molte volte, con entusiasmo, poi all'improvviso scema quell'entusiasmo e sembra che ti scoraggi, o no, ti è mai capitata questa cosa? Perché ti sei concentrato sul fatto di fare e poco sul fatto di essere. Quando la Bibbia dice che Dio è amore. Cioè Gesù amava perché lui è amore. Mi state seguendo, cari miei? Quindi gloria a Dio per tutte le opere buone e le dobbiamo fare, che sennò voglio dire. Ma questo nuovo inizio di questo nuovo anno, di questa comunità, ci dobbiamo concentrare sull'essere. Quindi se tu sei una nuova creatura, come dice la Scrittura, vivi da nuova creatura. Concentrati su quei valori sani, sull'amore, sulla preghiera, sulla lettura della parola. Concentrati su queste cose qua, perché sono queste cose qua che ti faranno essere. E sono queste cose qua che ti porteranno a fare. Se tu dici io voglio essere un adoratore, io voglio cantare, allora permetti a Dio di formare in te il cuore di adoratore. Perché cantare non è salire su uno stage e cantare. Se tu, ma a me mi piace predicare, ok. Permetti a Dio di creare in te il cuore di predicatore. Come mi piace andare in giro a salvare le anime, ok. Permetti a Dio, così come è successo a Pietro, io ti farò pescatore di uomini. Perché fin quando noi non saremo, non porteremo quella trasformazione che la Bibbia dice. Se tu fai solo, finirai per stancarti. Ma se tu sei quella cosa, non ti stancherai mai. Per questo tu sei una nuova creatura. Se tu fai le cose con la vecchia natura, ti stancherai. Ma se tu sei la nuova creatura, non ti stancherai mai. Mai di fare il bene, mai di pregare, mai di leggere la parola, mai, mai, mai. Per questo Pietro qui si è riconosciuto peccatore, si è messo in ginocchio ai suoi piedi, perché ha riconosciuto la potenza di Dio, perché ha riconosciuto che Gesù Cristo, nonostante non fosse un pescatore, nonostante non fosse uno del mestiere, ma lui poteva ogni cosa. Allora il nuovo inizio sta non nel fare, ma nell'essere. Signore, io mi riconosco che sono un peccatore. Signore, io riconosco che senza di te non posso fare nulla. Signore, io riconosco che sbaglio ogni 5 minuti. Signore, io riconosco questo. Per questo non mi arrendo, ma mi getto ai tuoi piedi. Il posto migliore è gettarsi ai piedi di Cristo. Poi la risposta di Gesù è bella, non temere, ma d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Qual è stato poi il mandato di Simon Pietro? È andato a pescare il lungo e il largo. E Simon Pietro non andava a comprare nelle pescherie. Simon Pietro andava a mare aperto a pescare. Questo non l'avete capito. Magari in diretta l'hanno capito. Una bella bomba ci voleva il primo anno, dai. Gesù
Gesù è straordinario, perché mentre noi siamo concentrati sul fatto di fare, no? Dobbiamo fare. Viviamo in una società così frenetica, o no? O voi non vivete in una società che corre, che vive, che fa, dice, vieni che capito tutti esauriti davanti. E siamo concentrati poco sull'essere. Perché, voglio fare una domanda, perché a volte vedete che le persone fanno le stesse cose, però alcuni riescono e altri no? Avete mai fatto caso a sta cosa? Oppure alcuni predicano la stessa parola, ad altri funziona, ad altri no. È perché, vi ricordate quando nella Bibbia, un versetto che citiamo sempre, quando a volte lo usiamo pure per ammazzare la gente, ma quando tanto Gesù guarda il cuore, avete mai detto questa cosa anche su di voi, quando è sbagliata, no? Vabbè, ma tanto Gesù guarda il cuore, ragazzi. È proprio perché Gesù guarda il cuore. Allora, quando tu ritorni ad essere, stai ritornando alle tue attitudini. Perché per avere delle sante abitudini, devi avere delle sante, delle sante attitudini. Quindi, mentre noi siamo con lo sguardo sulle abitudini, devo fare, devo fare, devo fare, e alcuni guai se li fai cambiare abitudini, non le cambieranno mai. Sono, no, devo fare questo, devo fare per 20 anni. Devi cambiare attitudine, perché io e te possiamo fare la stessa cosa, però magari a te ti riesce, a me no. Perché? Perché Dio guarda al cuore. Perché stai facendo quella cosa? Vedete, il nuovo inizio sta nel ritornare ad essere. Quindi cambia le tue attitudini e avrai delle sante abitudini. Ci siete? Cambiamo le nostre attitudini. Io faccio quella cosa, perché la fai? Tu vuoi predicare, perché vuoi predicare? Tu vuoi cantare, perché vuoi cantare? Qual è l'attitudine del tuo cuore? Perché ci stanno alcuni che Dio li porta, wow, si usa grandemente, ed altri che stanno lì nel banco. Ma state seguendo? Perché alcuni vogliono solo fare e non vogliono essere. Mi state seguendo? Con le attitudini tu sei, con le abitudini fai. Quindi se tu hai delle buone attitudini dentro, allora avrai anche delle buone abitudini. Se non ritorni ad essere un uomo e una donna di preghiera, mai pregherai. Perché con le nostre forze, state seguendo? Se tu non ritorni ad avere una santa attitudine con la parola, mai la leggerai. Quindi bisogna ritornare ad essere. Quanti vogliono un nuovo inizio? Allora ritorna ad essere la nuova creatura che lo Spirito Santo ha messo dentro di te. Quindi, se tu vedi che a volte due persone dicono la stessa cosa, uno funziona e l'altro no, vai a vedere l'attitudine. Se, ma ti faccio un esempio, pastore, io voglio predicare. Perché vuoi predicare? Perché la gente ti deve applaudire, ti deve dire wow, che predicazione, wow, che uomo potente. O vuoi predicare perché senti un'urgenza di predicare la parola? Questa sottile attitudine, ragazzi, la può vedere solo Dio. Noi non la possiamo vedere. Io non so tu perché vuoi cantare, perché vuoi suonare, perché vuoi servire Dio, non lo so. Perché tu vuoi servire Dio? Perché vuoi fare il leader di casa di pace? Perché vuoi fare il sub leader? Perché vuoi, che ne so, fare il worship leader qua su? Perché? Qual è l'attitudine del tuo cuore? Perché vuoi servire qua davanti? Perché fai le cose che fai? Perché? Qual è la tua attitudine? Perché
Perché qualcuno ti deve vedere, perché qualcuno ti deve applaudire, perché sei frustrato dentro e magari ti aspetti che il pastore ti dà. O veramente hai cambiato quell'attitudine e permetti a Dio di darti una santa abitudine. O perché veramente hai a cuore le anime, o perché veramente hai a cuore il paese, la città, la nazione. Perché? Questo è il cambio, questo è il ritornare all'inizio. Pietro, nonostante avesse visto un grande miracolo, addirittura due barche stavano affondando, loro non hanno preso niente. Una parolina che Gesù ha detto: cala di nuovo le reti. Guardate un po', Signore, alla tua parola io lo farò. Pietro è ritornato ad essere quello che Gesù lo aveva chiamato a fare. Stanno seguendo. Quindi se tu torni ad essere quella nuova natura che sei in Cristo, allora tu ritornerai a fare cose che non hai mai fatto prima. Stanno seguendo. Se tu vuoi vedere, che ne so, che la gente viene guarita, convertiti in uno che guarisce. Dici: ma pastore, che sta dicendo stasera? Usato lo Spirito Santo per guarire, che fa? Si usa di noi. Non avere paura di dirlo. Voglio dire. Quindi ritorna ad essere. A volte la nuova creatura la rimaniamo a casa e facciamo, perché vogliamo farlo, vogliamo. Però a volte facciamo più guai che cose buone. Anche facendo cose buone, se non le fai nella nuova creatura, puoi fare danni. Quindi ritorna ad essere. Pietro, davanti a un miracolo straordinario, la prima cosa che ha detto è: Signore, riconosco, non ti conosco di fare il peccatore, no, riconosco di essere, proprio essere, l'essere un peccatore. Quindi mi getto ai tuoi piedi. Fai di me quello che vuoi. Amen. Quindi se proprio ci deve essere un nuovo inizio, che sia un nuovo inizio così. Essere e non fare. Naturalmente, quando poi sei, farai. Ma state seguendo? E quando tu farai quello che sei in Cristo, le buone opere che Lui, come dice la parola, ha preparato prima della, tu vedrai i frutti, tu vedrai i miracoli, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Ok? Quindi se proprio devo avere un nuovo inizio, io lo voglio avere così. Se devo avere un nuovo inizio a ritornare a fare sempre le stesse cose, no, io non ci sto più. Quindi voglio ritornare a un nuovo inizio, ma così però, avendo le barche piene di pesci, vedendo i miracoli quotidiani. Se devo ritornare ad un nuovo inizio, voglio ritornare ad essere quella nuova creatura che Dio ha fatto di noi. Voglio andare verso la conclusione. Quando noi cambiamo le nostre attitudini, quando noi cambiamo le nostre attitudini, perché fai le cose, allora Dio può trovare un cuore disponibile. E quando Dio trova un cuore disponibile, quel cuore disponibile sarà usato potentemente per la sua gloria. Dio non sta cercando uomini e donne perfette, uomini e donne, no, Dio sta cercando uomini e donne disponibili. Lì, semplicemente. Ok? Quindi sicuramente da qui a un inizio che abbiamo fatto come 4 settembre ci saranno tante cose da fare, ci saranno tanti cambiamenti. E la cosa più semplice per me da fare è stare qui e predicarvi: faremo questo, faremo quello, così per pomparvi, no? Per darvi la, come dire, la bomba della domenica. Così poi usciamo dalla chiesa e, che molti predicatori fanno così.
A me non piace pompare, perché non serve a niente. A me piace che ognuno di noi diventa quello che Dio ha già scritto che noi diventiamo. Ok? Quindi io non ti sto pompando a fare, io ti sto invogliando ad essere. Quando tu vedi persone che cambiano dalla sera alla mattina, tutto come il tempo oggi pioveva mezz'ora. Avete mai visto persone che cambiano a 5 secondi, 5 minuti, stanno nervose, stanno allegre, poi, ma in un secondo? È perché non sono quella nuova creatura. Siamo noi. E in questi giorni che stavo lì pensavo a sto messaggio pure, no? Il Signore mi ha detto: io non ti ho chiamato, a essere pulitore dei pesci, ti ho chiamato a essere pescatore. Alle persone non le puoi cambiare tu. Avete mai tentato di cambiare delle persone? Io ci ho tentato, poi mi sono arreso. Ho detto: no, Signore, mi hai chiamato a essere pescatore. Pulitore sei tu. Pescatore sono io, pulitore sei tu. Abbiamo due compiti. Io te li pesco e tu li cambi. Perché veramente a volte è così, ragazzi. Quindi quello che Dio vuole fare è dove Lui è concentrato, è sul nostro essere, sul tuo cuore. Mi state seguendo? Perché la partita si gioca lì. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Quindi Dio è concentrato qui. Per Dio fare quel miracolo di riempire le barche è stato difficile. I pesci già stavano là sotto, ragazzi. Stavano aspettando, ma dove stanno queste barche? Che ci saltiamo da soli dentro. Ma Dio ha fatto tutto un lavoro in Pietro, perché voleva che Pietro si riconoscesse che era un peccatore. Che Pietro si riconoscesse che aveva bisogno di Gesù. Ah, vabbè, ma lo sappiamo che. Sapete la cosa più grande per un uomo e una donna qual è? Riconoscere il bisogno che si ha di Gesù. Può essere una cosa scontata, ma è la cosa più grande. Che Pietro, quando ha riconosciuto questo, vuol dire: arrendo la mia vita a te, Gesù. Non farò più con le mie forze. Se ho pescato tutta la notte e non ho preso niente, ma sono affaticato, non lo farò più. Mi muoverò solo alla tua parola. Quindi riconoscere il bisogno di avere di Cristo non è un fallimento per l'uomo, ma è un nuovo inizio. Riconoscersi peccatore non è la fine, ma è l'inizio. Per molti magari si dicono: mamma mia, come sto inguaiato! Gloria a Dio! Perché se l'hai riconosciuto veramente, allora è un nuovo inizio. Dio ti farà un pescatore di uomini. È il nuovo inizio dove tu ti convertirai nella gloria di Dio, dove tu sarai un portatore della gloria. È un nuovo inizio. Riconoscersi peccatori e avere bisogno di Gesù non è la fine. Ma è l'inizio! Quando qualcuno ti accusa, ma tu non sei buono, tu sei un peccatore, digli: gloria a Dio! Perché vuol dire che sei sulla strada giusta? A meno che tu non hai un'attitudine sbagliata, lì è un altro discorso. Mi stanno seguendo? Ma quando tu hai una santa attitudine, una buona attitudine, e le persone ti dicono: ma tu sei un peccatore, ma dove vai? Gloria a Dio, perché sono prossimo ad essere un pescatore di uomini. Quando tu riconosci questo, non sarai uno che se ne sta seduto sulla panchina ad aspettare il pullman. No, te lo vai a cercare. Non sarai quello che viene in chiesa ogni tanto: sì, la domenica, gloria a Dio, pastore, dove sta? 15 giorni di ferie. Secondo me sappiate troppi ferie, pastore. No, tu sarai uno di quelli che dice: non vedo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora. Ma quando muoio a ciappaio, pastore, lo sta?
Vivi così perché vivi con una santa attitudine, perché sei quella creatura nuova che Dio ha messo in te. Amen. Quindi quanti vogliono un nuovo inizio? Allora ritorna ad essere prima di ritornare a fare. Perché se fai senza essere, tu finirai per essere esaurito. Stressato. Dicendo, ma manca cominciato, già sono stressato. A volte diciamo queste frasi scontate, no? Però come dire, ci mettiamo le catene addosso da solo. Qualcuno magari, che ne so, faccio degli esempi, ma non vi vedo da 15-16 giorni. Magari qualcuno ha finito le ferie e dice, già sto, proprio, cioè, ne ci manco tornata, avete detto queste frasi che a volte diciamo, ne ci manco tornata, già sto esaurito, no? Dovremmo stare un po' più rilassati dalle ferie, invece a volte diciamo queste frasi. No, cambia tutto, cambia il tuo modo di essere. Amen. Cambia il tuo modo di essere, perché quando ti converti in quello che lui vuole che tu sia, allora le cose saranno diverse. Amen. Amen, Chiesa. Ok, alziamoci in piedi, preghiamo.